Otta è l'amministratore unico di Cogesa che oggi ha inaugurato questa nuova isola ecologica. Il senso è che va progredendo la politica e la gestione dei rifiuti in questo territorio. Sì, e va progredendo sempre a favore del cittadino. È uno strumento a mio parere importantissimo per il cittadino, in quanto consentirà e renderà più semplice lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, e per questo motivo ci siamo organizzati per un'apertura quotidiana per tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi, in modo tale che soprattutto nei periodi in cui uno stando a casa riesce meglio a smaltire la roba che non serve più, possa tranquillamente dirigersi verso il Cogesa e depositare i rifiuti cosiddetti ingombranti. Dati positivi per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata: dal 25% c'è stato già un balzo al 56%. Sì, è un dato. Io ieri mi sono fatto consegnare questo dato, che è importante, è fondamentale e soprattutto ci dà due indicazioni. L'una è che i cittadini del Comune di Sulmona non avevano grande premura di iniziare la raccolta differenziata, e contrariamente a quello che appare o qualcuno vuole far apparire, sono dei bravi cittadini, almeno per quanto riguarda l'aspetto della selezione dei rifiuti. Due, che il Cogesa ha elevato in pochi mesi i propri standard di qualità, e per questo devo ringraziare la struttura. In questo periodo qualche comportamento incivile e irresponsabile c'è stato però? Sì, ci sono, e purtroppo ci continueranno ad essere, come spesso accade, ma ribadisco che la stragrande maggioranza dei cittadini opera correttamente nella legge. Cercheremo, e ci stiamo attivando per far riconoscere una specie di patente ai nostri addetti ai servizi, per sanzionare coloro i quali non ritengono di operare correttamente nel rispetto delle regole. Prossimo obiettivo? Prossimo obiettivo è l'apertura della stazione ecologica a Villa Lago, oramai bloccata da anni, che con grande pazienza e con grande forza sono riuscito a sbloccare in queste settimane, per la quale abbiamo ripresi i lavori, e mi auguro, salvo leggi nazionali, di poter bandire ciò che gli avvisi pubblici per l'assunzione di un nuovo personale del quale abbiamo bisogno, e questa in una valle come quella Peligna è una ottima notizia. Grazie. Grazie.